Benvenuti e bentornati nel canale. Siamo oggi in una cittadina che si chiama Taramundi, è fenomenale. Oggi è una giornata stupenda, pronta per essere ripresa con il nostro drone. Tutto è pronto, partiamo con il drone. Mi vedete un po' in una posizione dal basso in alto perché mi sono dimenticato il treppiedi per la telecamera della Sony, ma comunque sia, mi riprende lo stesso. Abbiamo trovato un affare, praticamente un'inclinazione, sta prendendo i satelliti il coso,
andremo a riprendere tutta questa cosa qua, questa vallata qua, e soprattutto Taramundi, eccola qui, Taramundi, ecco qua, Taramundi. Pronti? Si parte, ragazzi. La mia macchina è lì, mi sono posizionato qui. Si parte. Ci giriamo ora e andiamo subito a riprendere Taramundi. Mettiamo, aspetta, mettiamo anche la modalità sport. Ecco. C'è anche una chiesina. Vediamo un po', diamo un'occhiata. Questa però è il lato opposto a Taramundi. Taramundi. Sì, ok. Leviamo lo zoom. E andiamo a riprendere veramente, questo è il lato opposto. Giriamo. Eccolo qua. Questo è Taramundi. Abbiamo moschiti. Ah, con la modalità. Ecco qui, mettiamo, questa è la parte principale di Taramundi, vediamo un po', c'è la parte anche della chiesa, perfetto, rimettiamo la modalità sport. Quella è una piccola frazione di Taramundi. C'è una moschina purtroppo che mi ha preso di mira. Ci alziamo in quota. Eccolo, questo è Taramundi. Ragazzi, ora facciamo uno zoom. Buenos días. Buenos días. Este es Taramundi. Molto bello. Guardatela, che meraviglia, ragazzi. Allora. Andiamo a vederla un po' più da vicino. Questa è una magnifica cittadina, molto importante qui, eh? Non è una cittadina qualunque. Mi devo mettere così perché sennò non ho il segnale RC. Impressionante. Taramundi, ragazzi. Bellissimo. Con la sua chiesa, i suoi parcheggi. Mi sono un po' ammutolito prima perché c'era una persona che aveva venuto a fare una foto. Sono veramente commosso di riprendere questa città che è molto importante. Gode di una conoscenza negli Asturi molto importante e questo non fa altro che arricchire la mia collezione di video sulle Asturie praticamente. Bellissima. Ecco
Ora voglio andare a alzarmi ancora e voglio andare a riprendere la chiesa, sempre con lo zoom, così almeno ci facciamo una rotatoria. Ecco. È impressionante, no? Questa è la chiesa, abbassiamo l'ideina. Ecco, vediamo se riesco a farla nel migliore dei modi. Bellissimo. È una giornata, è una delle prime giornate più belle che ci siano mai state da quando sono qua. È un mese che sono qua. È una meraviglia. Ecco, allora cerchiamo di farla un pochino con calma. S mode non va bene, con l'N mode ci vuole. Ecco. Avevo fatto l'orbite che poi tra l'altro il Mini 2 non accetta di fare l'orbite con in modalità S. Stupendo. Ho trovato anche un parcheggio qua vicino, meraviglioso. Ragazzi, meraviglioso. Guardate qua, siamoci un altro po'. Di batteria, 86 metri di altezza. Allora, volevo levare lo zoom e vedere, ecco, in che possibilità c'era. 70% di batteria. Taramundi, bellissima. Voglio abbassarmi per andarla a vedere più da vicino. Voglio fare una. Abbassiamo un pochino, ecco, un pelino per fare la rotatoria sulla chiesa di Taramundi, 67% di batteria. Bisogna stare molto attenti che non. Ok, ci alziamo un pelino. Ecco qua. Alziamo ancora, torniamo un pochino indietro, andiamo un po' a ritroso, passiamo un po', bellissimo, bellissimo, Taramundi, lo dirò finché campo perché è una cittadina stupenda, sì, la faccio all'indietro. Dopodiché andrò a fare l'altro versante qua. Di batteria. Metto lo zoom. Bisogna stare un po' così per maniera diretta. Vediamo lo zoom. 62% di batteria, 83% di altezza. Eccolo qua. Abbiamo veramente ripreso un po' tutto. Ci sono anche, ecco, delle rovine, c'è un museo, eccolo qui, si vede dall'alto, eh. Ora ci mettiamo lo zoom. Eccolo qua. Sono, non so se sono rovine romane o roba del genere. Stupende, bellissime. Queste sono le rovine romane. Ci passo un po' sopra, c'è un traliccio, eh. Alziamo, eccolo qua, eccolo lì, il traliccio, benissimo. Alziamo lo zoom e andiamo col 58% di batteria. Andiamo a 60 metri di altezza, andiamo a riprendere l'altro versante, stando ben attenti
ai tralicci. Leviamo lo zoom, ecco, faccio un giro qua, c'è, ecco, mettiamo la modalità S, sì, non mi consente. Alzandoci, ecco, lasciamo perdere la cima e cerchiamo di circonnavigare al basso tutta questa meraviglia di natura. 52% di batteria, 139 di altezza, che però, come, si, come ripeto, non è quelli in tempo reale da di dove si trova il drone. Qui ci saranno sì e no 50 metri, ma è il punto da dove è decollato, che è ben più basso, ma con l'altitudine del promontorio chiaramente. Qui c'è un fiume, ci sarà un fiume, perché sento un fiume che volteggia, che via. E chiaramente non voglio avvicinarmi a questa cosa qua. Ah, ecco, bisogna levare la modalità sport, cercare di mettere lo zoom. Vedete come sono caratteristiche. Questo è un piccolo paesino che non so come si chiama, Aglioi, un affare del genere. L'ho visto dal cartello, però chiaramente non è che mi sa che la batteria del sì, si sta surriscaldando sicuramente. Questo, noi ci mettiamo questo che mi fa da ombra, eccolo qui, perfetto, mi fa da ombra perché la Sony stava soffrendo il sole diretto della Sony, quella che mi riprende e poi si spenge alla fine, no, della serie, e non voglio questo, non voglio assolutamente questo. Vediamo se, ecco, sicuramente siamo al 43% di batteria. Ho lasciato un po' perché dovevo spostare la borsa sulla telecamera, perché se si surriscalda purtroppo non c'è versi. Ecco, stiamo facendo una rotatoria anche su questo paesino, all'olio, all'olio, un affare del genere. Siamo qua praticamente, ecco. Ora ci giriamo piano piano, alzando leggermente il gimbal, e ci avviciniamo abbassando alla postazione. Perfetto, siamo al 40% di batteria, 40%, siamo sempre con lo zoom, eh? Ma vedete questi posti incantati? Eh sì, si è spenta. Si è spenta la telecamera perché si surriscalda. Quindi andiamo avanti. Ecco. Vediamo se si riesce. Ecco. Intanto mando avanti cominciamo a riregistrare un'altra volta, andiamo sempre avanti con il gimbal, ecco qua, 34% di batteria, purtroppo quando il sole batte nella telecamera non c'è niente da fare.
Ora sembra che l'ho messa un po' all'ombra, è ripartito. C'è un'aquila che mi sta rompendo le scatole. Ragazzi, qui abbassiamoci. Eccoci qua. Passiamo il gimbal. Eccomi, sono qui. Perfetto. Non mi ricordo quando suona la... La batteria scarica, eh? Io intanto rialzo un pochino il gimbal, così questo lì è, siamo in modalità normale. Ecco che rifaccio una rotatoria da lontano. Per cento di batteria, 80 metri di altezza più o meno. Levo lo zoom e lo faccio da lontano. Mi riabbasso, mi giro verso di me e mi riavvicino a dove sono. Eccoci qua, siamo al 23% e diciamo che siamo alla fine del video, quindi io direi di terminare la cosa e finalizzare il tutto, perché fra pochissimo comincia a suonare, eh? Ecco che lo vedo. Eccoci qui, perfetto. Allora voglio fare così, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima, al prossimo video. Vi ringrazio di aver visto questo, lasciate dei like, lasciate dei commenti. È andato tutto per filo e per segno, al di là della cinepresa che si sta surriscaldando perché è sotto i raggi del sole diretti. Vi do appuntamento al prossimo lunedì, ma prima di tutto sull'account mio Instagram, dove troverete l'anticipo del video del lunedì successivo. Un saluto da Drone Generation, un abbraccio e via con i video col Principato delle Asturie. A presto!